Trump e Putin, pacche e sorrisi, parole bisbigliate all'orecchio. A Da Nang, in Vietnam, i due presidenti non si sono incontrati formalmente, ma hanno sfruttato ogni momento offerto dal cerimoniale per scambiarsi opinioni. Sull'Air Force One che lo porta da noi, Trump racconta ai giornalisti che Putin ha negato ancora una volta di essersi intromesso nelle elezioni americane. Ogni volta che mi vede mi dice non l'ho fatto, aggiunge, credo davvero che quando lo dice ne sia convinto. Parla anche Trump dei suoi rapporti con gli altri grandi della Terra, da Angela Merkel a Theresa May a Xi Jinping. Con tutti mi intendo bene, anche se voi giornalisti non lo scrivete, sostiene. E poi aggiunge, stimo molto Xi Jinping, è un grande leader e penso che lui stimi me. Il suo cruccio maggiore è costituito dalla freddezza nelle relazioni tra Stati Uniti e Russia. Ne imputa la responsabilità ai democratici. Per Trump queste polemiche hanno eretto un muro artificiale tra i due paesi che limita la sua capacità di lavorare con Putin alla soluzione di importanti problemi, compresa la Corea del Nord. Putin in conferenza stampa lo sostiene. Il Russiagate, dice, è una trama dei suoi avversari politici. Le battute scambiate tra i due leader a margine del summit economico comunque hanno portato ad una prima intesa sulla Siria. I punti salienti, no a una soluzione militare, progressiva riduzione dell'intensità dei combattimenti e invito alle parti a partecipare ai colloqui di pace sotto l'egida dell'ONU.